Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo streaming di De Certo della ODC che si è tenuta ieri sera, e stasera si gioca la finale tra gli Idomina Supernova e gli Alba Inside. Qui stasera con me a commentare, qui noi abbiamo commentatori ogni streaming differenti, abbiamo Alba Panico, che non ci sente. Ciao a tutti. Perfetto. E poi abbiamo il grande Idomina Pasti. Sì, ti sentiamo forte e chiaro. E poi abbiamo Idomina Pasti, e come host speciale della partita abbiamo Project Nemesis. Quindi io direi, Project Nemesis, che possiamo partire. Vado? Vai. Perfetto, si parte. Allora, spieghiamo come si svolgerà questa finale. La finale ovviamente è stata la finale dell'Odyssey di De Certo che abbiamo fatto ieri, dove c'erano ben 16 team che si sono scontrati in un tabellone eliminazione diretta, e i due clan finalisti sono appunto gli Idomina Supernova e gli Alba Inside. La finale si gioca al meglio delle 5 mappe, quindi si comincia con postazione per passare al cerchio distruggi, per passare a cattura la bandiera, e successivamente di nuovo a postazione e in caso a cerchio distruggi un'altra volta. Quindi si parte con Biolab. Cosa ne pensate di questa mappa, ragazzi? È una bella mappa da giocare postazione, questa, perché è un po' più ampia delle altre, quindi non è una delle mie preferite, però è carina. Allora, adesso stiamo guardando intanto la squadra degli Idomina e siamo in questo momento su Denaz e vediamo come si comporteranno queste due squadre, vediamo chi si aggiudicherà la vittoria. Tanto c'erano a partecipare allo DC tre squadre. Cos'è successo? Non ho capito. La prova connessione, mi sa. La prova connessione. Ok, allora stoppa se era una prova connessione. Allora, abbiamo fatto una prova connessione. Squadra, tutto da valore. Quindi penso che andava bene. Project Nemesis sta a 100 mega, quindi non credo che ci siano problemi di lag. Infatti avevano tutti i quattro tacchi abbondanti. Ok, nel frattempo che Ok, al via con la mappa. Questa non è più una prova connessione, è la prova definitiva. Allora, dicevi, Panico? Sì, no, tutto per ricordare che i clan che si sono iscritti a questo secondo turno sono gli Audax, i Rexo, gli SZ Etern, gli Idomina Supernova, la prima sezione degli Alba, che non dico come si chiamano perché sennò li meno. Sul tabellone c'è scritto Ricchioni, però beh, sono contenti loro. PHX Gaming, gli SG Storm Gaming, gli Idomina Zouk, gli Elementrix, gli Idomina Smile, i Rise, San Martino Boys, gli Alba Insight, i Gravity, i Tire Gaming e gli Outset. Questi sono tutti i clan che si sono sfidati per questo secondo turno della One Day Cup. In semifinale abbiamo visto i due team degli Idomina a sfidarsi, gli Zouk e i Supernova hanno vinto, chiaramente essendo in finale Supernova, per 2-0, mentre l'altro turno di semifinale hanno vinto gli Alba 2-1 contro il terzo team iscritto da Pasti, gli Idomina Smile, e quindi siamo qua a vederci la finale, ecco. Tanto io volevo chiedere a Pasti una cosa, perché sappiamo tutti quanti che il prossimo weekend c'è la LAN di Legnano. Allora, Pasti, come la vedi questa LAN di Legnano? Sì.
sulle LAN non bisogna mai sbilanciarsi troppo. Noi siamo uno dei team che deve dimostrare ancora tutto, quindi siamo gli outsider, quindi diciamo che il sorteggio è andato bene secondo me, perché abbiamo evitato i soliti clan noti, però comunque siamo andati praticamente nella parte di bracket dove ci sono i team di PlayStation. Non vuol dire che sia più facile, perché la differenza è solo che io onestamente li conosco poco, e quindi magari è vero, non giochi contro i Rapid e gli Entity, però vai a giocare contro dei clan, che dei team che non hai mai visto giocare, quindi sarà tutto un enigma. Sulla carta però diciamo che è andato abbastanza, Quanti team andate? Vedremo. Voi come domina? Quanti team porti? Noi abbiamo due team, e sono i Quantum e gli Skull, e quindi vediamo, è tutta gente che ha già avuto esperienza in LAN, vediamo come va. Vi ricordiamo che ovviamente tanto tutta la LAN sarà trasmessa anche in streaming. Sì. Tanto volevo cogliere l'occasione per fare i complimenti a Pasti. Io un anno fa ho abbandonato momentaneamente il live per mille problemi e sono tornato, cioè quando me ne sono andato ho visto Pasti che aveva in mente un progetto, sono tornato, ho visto che questo progetto lo sto portando diciamo avanti alla grande, è stato uno dei pochi a tener fede alle promesse, alle aspettative, ancora tanta strada da fare, ma comunque è uno di quei personaggi sul live che comunque aiutano a tenere in piedi e alto il movimento, e grazie alla passione che ci mette, io niente, ci teniamo a fargli i complimenti. Quando me ne sono andato non ci credevo, ora ci credo, ecco. Complimenti quindi Pasti. Grazie, si fa il possibile, via. Allora intanto qui la partita sta andando avanti e inizialmente erano in vantaggio gli Idomina, mentre in questo momento sono in vantaggio gli Alba Inside. Diciamo che per un bel pezzo hanno tenuto il vantaggio gli Idomina. Poi gli Alba non ci sono stati, hanno rimontato, anche se adesso sì, hanno recuperato gli Idomina, quindi partita molto equilibrata. Sì, adesso hanno preso la postazione, diciamo che qui impostazione è molto importante, tenere lo spawn giusto e arrivare sulle postazioni un po' prima degli avversari e poi saperle anche mantenere comunque. Quindi principalmente è quello il gioco. Questi ragazzi qua degli Idomina sono dei ragazzi che arrivano da PlayStation e quindi sono proprio alle prime esperienze su Xbox. Non sono ancora conosciuti, ma secondo me si faranno conoscere. Da PlayStation 4 arrivano? Sì, da PlayStation 4. E sento che tanti passeranno su One da PlayStation 4. Quindi vedremo. Sì, perché effettivamente il competitive grosso, diciamo, principale, è tutto qua. Quindi, anche se poi comunque a vedere la risposta di team iscritti alla LAN, non so, cioè bisognerebbe veramente vedere se è solo qua su One, perché cioè alla fine 8 team mi sembra di PlayStation su 18 non è male. Sì, ricordiamo che la LAN di Legnano appunto verrà fatta, si sfideranno per la prima volta in assoluto, perché mai prima d'ora era stata fatta una cosa del genere, quindi si sfideranno i team di PlayStation contro i team di Xbox, e i team di PlayStation giocheranno su Xbox ma con il pad di PlayStation 4, quindi con l'adattatore ovviamente. Dopo aver fatto varie prove si è potuto verificare che non ci sia quasi nessun tipo di ritardo, quindi giocheranno in questo modo, e quindi sarà assolutamente una LAN unica, visto che non è mai stata fatta prima d'ora, e sicuramente da vedere, proprio perché è interessante vedere chi la spunterà, no? Tra i team di Xbox e quelli di PlayStation. Sì, sarà veramente bello. E poi comunque grazie a sto adattatore diciamo che ti permette di poter giocare delle LAN un po' più numerose, un po' più popolate. Speriamo che abbia, che poi a livello tecnico riesca a fare le cose per bene, perché comunque io adesso personalmente sto adattatore non l'ho ancora provato,
quindi non so come sia effettivamente il tempo di reattività e tutto. Dicono che sia ottimo, che non ci siano ritardi. Speriamo. Beh, lo scopriremo molto presto, tra pochi giorni, quindi è solo una questione ormai di pochissimi giorni. Intanto vediamo che gli iDomina si stanno portando a casa la vittoria per 190-80, quindi gli Alba non ce l'hanno fatta, hanno tenuto fino a un certo punto ma non ci sono riusciti. Questi ragazzi qua sono molto 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 preparati in postazione. Poi hanno qualche lacuna nel cerca e distruggi che stiamo cercando di colmare, però in postazione sono veramente molto preparati, molto molto. Sì sì, beh, in questo momento li stanno proprio... Ce n'è uno che sta... massacrando, panico. Ce n'è uno che sta laggando. Sì, io non... sinceramente, guardate, io sono un vecchio del cerca e distruggi, quindi non... mi sto, diciamo, affacciando adesso al mondo del deserto, mi affascina, però non è che ne capisco ancora tantissimo, quindi lascio commentare tecnicamente chi è più preparato di me. Vedo il punteggio che varia continuamente, vedo che gli Alba hanno pochi punti, quindi la cosa non è che mi fa molto piacere, immagino che stiamo perdendo, ecco. Sì sì, bravo bravo Panico, state perdendo. Ecco, ho immaginato giusto allora. Sì, sì, si dice anche arati in questi casi. No. Arati si diceva anche sul cerca di distruggi. Sì. Classico. Sì, sì, si usava lo stesso la terminologia, ecco. Comunque, allora, intanto vi ricordo che martedì prossimo c'è l'ODC finale, diciamo. Questa è stata una Survival Cup in realtà, dove per due martedì di seguito ci sono stati 16 team che si sono scontrati e sono usciti sostanzialmente 4 vincitori per ogni ODC, che adesso poi vi dirò chi sono, e questi 8 team andranno automaticamente a fare le fasi finali, quindi si andranno a scontrare martedì prossimo nell'ODC finale, quindi altro streaming e sicuramente altre bellissime partite. In programma molto probabilmente prima di Natale, visto che queste Odissi ho notato che piacciono molto e penso che Pasti su questo vi può dar ragione, e penso che prima di Natale, tipo il 22 di dicembre, faremo molto probabilmente un altro Odissi, quindi pronti, perché apriremo le iscrizioni a brevissimo di un altro Odissi in deserto. Vittoria degli iDomina Supernova schiacciante 250-119. Quindi automaticamente si passa adesso. Beh, io non posso dire niente, che devo dire? Non dici niente, Panico? No, cosa posso dire? Hanno perso, come direbbe Casi, hanno perso e andiamo avanti. Chiedono i miei se si può aspettare un attimino a partire. Sì, va bene, aspettiamo un secondo. Oh, Nemesis, aspetta un secondo a partire. Intanto puoi cambiare mappa, puoi mettere... L'altra cerca distruggi? Esatto, cerca distruggi, recovery come mappa. Adesso entriamo nel campo di Panico, perché cerca distruggi, Panico, ci va a nozze, giusto? Sì, no, io cerco di distruggere, sono sempre stato un pro gamer, quindi sono conosciuto sul live per le mie doti da gran giocatore, tecnico-balistiche attuate, certo, attuate tra le siepi dei vari COD dai tempi del primo COD, quindi insomma le conosco tutte le siepi, sono pratico, vai, ecco, sono pratico. Vai pure se vuoi, loro ci sono. Ok, Nemesis, puoi partire. Allora, non mi fa più avvia la partita, mi sa che ha cambiato. Che qualcuno sta. Aspetta. Sta uscendo forse. Sta crashando qualcuno, probabilmente. Che qui in streaming abbiamo qualche problema. È grigio. Te la fa partire? E non mi dà proprio l'opzione per partire. Perché mi dici in attesa dell'host? Che è successo? Ecco, a posto. Mi sa che dobbiamo rifare la stanza.
A voi cosa vi dà? Vi dà anche a voi l'attesa dell'host? Io mi sa di sì. Sì, stiamo tutti aspettando l'host. Cioè, pronto a giocare, vedi tutto quanto a posto, solamente che quando schiaccio sulla via partita non mi fa schiacciare. Si è buggata la partita. Niente, Nemesis, rifai la stanza. Le rinvitiamo tutti. Purtroppo non ci lascia in pace questo COD. Lo scorso streaming, abbiamo fatto lo scorso streaming dove abbiamo visto scontrarsi sempre una squadra degli Idomina. Adesso non mi ricordo, gli Idomina School era, se non sbaglio. School, Gli sì. Skull contro Sì. gli Extreme, e non vi dico che divertimento è stato Gli quello extremi. streaming. Chi l'ha visto sa benissimo tutti i problemi che ci sono stati. Il giorno stesso c'è stato l'aggiornamento di COD, console bloccate, proprio pazzia assoluta. Quindi oggi già è andato meglio, però non cantiamo vittoria troppo in fretta. Allora, ditemi quando mi avete invitato, perché io ovviamente ho le notifiche disattivate, quindi devo andare ad accettare l'invito. Mi ha invitato Nemesis? Ok, Sì. allora. Andiamo sulle notifiche. Avviamo. E vediamo se ci fa entrare. Ok, adesso rinvitiamo tutti. Intanto Just è entrato, Belge è entrato, Alba Champ è entrato. Vediamo se gli altri riescono a entrare, perché qui c'è sempre il timore che qualcosa non vada. Anche Shine è entrato. Tanto ricordiamo, prima mappa su postazione vinta dagli Idomina. Adesso vediamo se Forza, gli via. Alba riusciranno a portarsi a casa il cerchio distruggi. Modalità in cui sicuramente dovrebbero essere più preparati, in quanto sicuramente hanno giocato tantissimo il cerchio distruggi. Quindi Panico, mi confermi questa cosa? Vuoi dire qualcosa in Caso di Shine merito? potete andare in gruppo. Ma cerca distruggi, sono fiducioso, dai, cerca distruggi, sono anni che lo giocano comunque, se non altro casi Shine ne sono sicuro, quindi vabbè, sono fiducioso, spero, incrocio le dita e vediamo, gli Indomina sono forti, quindi vabbè, vediamo. Allora, vediamo chi manca. Intanto qua sto invitando tutta la lista amici nella partita, pian piano, ok. Ha caduto qualcuno. È caduto Panico dalla stanza. Panico, sei rimasto nel gruppo o sei caduto anche dal gruppo? No, nel gruppo ci sono, non so perché mi ha buttato fuori. Se mi Capita, rinvitate capita. arrivo. Sì. Ah, manca anche Fede. Sì. Allora, Nemesis, riesce ad invitare Ah, Panico? andato Fede. Sì, secondo. Allora, manca anche uno degli Alba. Ok, No, anche uno degli Idomi, mi anche uno sa. degli Idomina, se Fede manca. Eravamo in 3, in 12 da. Sì. È arrivato. Sto arrivando Sapete che io ho i problemi di connessione legati alla mia 1,5, quindi arrivo. Ok, Panico è Ok, Fede è entrato. entrato. Fede Ok, è qua ci entrato. sono.
Manca uno degli Alba. Uno degli Alba. Manca uno degli Alba, se non sbaglio. Giusti Belgio, Denaz e sì, ma no, adesso manca se... vedo. Ah, no, Fede c'è. Adesso lo invito. Invitato arriva. Ok, perfetto. Quindi aspettiamo lui e poi vediamo se riusciamo a partire con questo cerchio e distruggi. Ricordiamo che la finale si gioca al meglio delle 5 mappe, quindi automaticamente la prima mappa è già stata giocata, ricordiamo è stata vinta dagli Idomina, adesso si gioca il cerca e distruggi, successivamente si passa a cattura la bandiera, di nuovo postazione e dopo cerca e distruggi. Quindi ovviamente è inutile dire che per gli Alba vincere questa mappa sarebbe abbastanza importante perché si porterebbero verso un pareggio. Allora, intanto manca sempre il giocatore degli Alba. Riesce a entrare? Mi sa di no. Eccolo qua, Adam, è entrato. Ok, mi sembra che ci siano tutti, datemi conferma. Allora, per me si può partire, Nemesis. Ok, si parte con il cerchio e distruggi. Cosa pensate di questa mappa? Vi piace, non vi piace? Questa mappa mi piace giocarla in dominio, in cerca e distruggi non tanto. Non mi piace tanto per il cerca e distruggi, sinceramente. Pasti, come la vedi? Io ho giocato talmente poco a sto gioco che non so neanche qual è la mappa, onestamente. Devo vedere un attimo. Hai giocato anche cioè, tu, dall'immagine sei un po' così come non la Panico. Riconosco. Hai giocato tanto anche te a questo gioco. Io... sì, devo dire che... Ah, sì, no, questa non mi dispiace assolutamente. È proprio bella. Il Chad mi sembra che su una bomba piazzi velocissimo, tra l'altro. Sì. Questa l'ho giocata. Allora, intanto vediamo gli Idomina per squadra, poi passare infatti, dagli Alba. Allora, vediamo cosa combinano. Perché non mi fa cambiare squadra? No, perché non mi fa cambiare squadra? Dai. Perché probabilmente siamo. È piena la squadra in cui vuoi andare, credo, forse. Cerca. No, dai, non mi fate stare negli Alba, è brutto. Sembra che poi dopo. No, nel senso che poi guardo gli avversari e non mi piace. Cosa ne pensi tu, Pasti, delle funzioni ex, quindi dei salti? Ma le mappe per come sono state studiate, secondo me non si potrebbe farne a meno. Perché in questo periodo sul live c'è questa... C'è questa discussione, insomma, meglio classico, meglio i salti. Io la vedo un po' come te, se d'altronde questo gioco è stato studiato e concepito così, è inutile andare a snaturarlo e a renderlo praticamente un altro gioco, e a renderlo più simile a quello che era Ghost. Questo gioco è stato creato così, quindi io la vedo un po' come te, ecco. Allora, Pasti, se vuoi, cambiare vieni, squadra, cambia squadra. No. Sì, però sto provando, ma non me la fa cambiare. No, lo stesso. Neanche a me me la fa cambiare. Ecco. Secondo me siete condannati a guardarvi gli Alba. Quindi. Ma no, ma a me non. Cioè, mi dispiace solo per. No, cioè, io sono negli Idomina, ma non riesco a cambiare e andare dagli Alba. Adesso ci riproviamo al prossimo. Aspetta, faccio io come. Vai. Ecco, allora cambia stai. Squadra, poi io rientro. Cambiamo squadra, cambia squadra. No, comunque... Ok, perfetto, adesso sono negli cioè, Alba. C'è poco da discutere sul fatto di... C'è poco da discutere sul fatto dei salti o non salti. Il gioco c'ha i salti e quindi bisogna giocare così, secondo me. Cioè, e non è pensabile di dover rinunciare a fare delle mappe bellissime
perché uno deve giocare senza salti. Cioè, giocare senza salti mi sembra un po' da incapaci, onestamente. Cioè, non è il gioco che si deve adattare ai giocatori, ma sono i giocatori che si devono adattare al gioco. Quindi, se non ti sai adattare al gioco, non giocare. Cioè, il messaggio è proprio chiaro, diciamo. Sì, anche Di perché conseguenza. ho paura che comunque il futuro di COD sia molto legato a questo dualismo, comunque strumenti futuristici, quindi salti, eccetera. Penso che non rinunceranno, perché una volta che i giocatori si abituano poi a giocare con i salti, andare a toglierli secondo me sarà un problema, ecco. Intanto Sì, abbiamo sono d'accordo. visto Vedremo. Shine che era rimasto da solo contro Belgio, uno contro uno, è riuscito a prendere Belgio alle spalle e si è portato a casa il round del pareggio. Quindi in questo momento si trovano 1-1. Rimaniamo sempre dagli Alba, vediamo l'attacco degli Alba. Se qualcuno riesce a mandarmi un invito, gliene sarei grato. Sì, Panico, riesci a mandarglielo tu? Sì. Tanto Champ rimane da solo contro due degli Aidomina. E gli Aidomina Abbiamo si perso, aggiudicano ma il non è secondo finita. round. Quindi il round di attacco per gli Alba non è andato come doveva. Vediamo come si comportano in difesa. La scorsa difesa l'hanno vinta. Passi arrivo, ma io ce l'ho con so che è veramente lentissimo. Sì, vai tranquillo. Intanto Pasti tenta di rientrare in partita. Intanto saluto tutti quelli che ci stanno guardando. La regia stasera mi ha abbandonato, quindi sinceramente se n'è andato proprio a fare la regia in un'altra stanza, come le vere regie, no? E quindi mi ha abbandonato a me qua e io non so niente dalla regia. Però saluto tutti quelli che ci stanno guardando e li invito a schiacciare sul cuoricino e a diventare i nostri follower nel mentre. Che magari la regia mi sente e mi viene ad aggiornare sulla situazione. 3 a Abbiamo 1. perso, ma non è Ai finita. ai ai, E salutiamo anche panico. la regia. Intanto salutiamo anche la regia. Salutiamo anche i VC Cupido che poi si lamenta sempre che non lo saluto, doveva essere qua con noi stasera a commentare pure lui, ma ha avuto i suoceri a sorpresa a casa e quindi niente, gli hanno fatto una sorpresa e niente. Cambio squadre. Ce l'ho fatta, passi, che io a girare le pagine sono lento Ok. come a sparare al cercadistruggi, quindi. Vediamo se sono Eccoci riuscito. qua, intanto mi sono perso che stiamo perdendo 3-1, insomma. Allora, intanto sono tornata dagli Aidomina e vediamo che cosa combinano gli No, no, Aidomina. no, Ma no, che io devo rientrare. dovresti entrare adesso negli Aidomina, perché siamo 2-2. Ah, ok, perfetto. Allora, intanto vediamo che in Intanto questo siamo rimasti momento uno contro se uno. Denaz contro Dam. Denaz contro Dam. Nuovo. Ma mi ha fatto di non andare negli Alba, Ma raga. come ti ha fatto andare negli altri? Non ti vogliono negli Aidomina. Sì, perché voi siete in 6. Perché Nemesis negli addomina anche lui. Ah, Nemesis negli Aidomina. Nemesis, dovevi cambiare squadra. Aspetta, adesso esco io dagli Aidomina. Allora, 3 Abbiamo a perso, 2 ma non è finita. intanto. Tanto 3-2, accorciamo le distanze. Cambio squadra?
Sì, cambia squadra, vai negli Alba. Ma non riesci perché ci sono io. Se uscite, se andate tutti nel Qui c'è menu di Dami cambia che ha preso squadra prima il dovreste palo, poi ha riuscire. segnato. Cambiare. Boh, vabbè, dai, ci rinunciamo. Sei Mi guardo gli Alba, costretto, devi mi guardarti gli imparo Alba. qualcosa. Sarà un segno del destino. Gli Passaci. Alba mi perseguitano fin dall'inizio. Allora, intanto vediamo che degli Idomina sono già morti Denaz e Justy. Quindi sono in inferiorità numerica. Sì, gli Alba ancora, diciamo, sono morto solo io. Vabbè, ma a te era normale. Intanto 3 a tutti 3. contro Belgio, tre pari. Rimonta per quanto riguarda gli Alba, c'è una rimonta. Vediamo cosa succede. Ricordiamo che ovviamente si gioca sulle 6 mappe, quindi al meglio delle 6. Scusate, delle 6 mappe, al meglio delle 6 dei 6 round. Round. Cambio squadre. Mi dispiace che ancora una volta vedete lo streaming così, io avevo tutte le buone intenzioni di farvelo vedere con il Codecaster che ci offre Call of Duty, ma purtroppo non l'hanno ancora sistemato e quindi c'è rischio di crash di partite, quindi evitiamo problematiche durante lo streaming. Allora, praticamente hanno giocato la prima mappa, la regia è venuta qua per dirmi quanto stanno. Allora, praticamente hanno giocato la prima mappa, postazione, ed è stata vinta dagli Idomina. Stiamo giocando la seconda mappa, cerca e distruggi, in questo momento sono 3 a 3, quindi diciamo che è tutta da giocare, vediamo chi si aggiudicherà questa mappa. Gli Idomina sono partiti sicuramente bene in postazione. 3-1. E questo perché comunque... Secondo me è caduto uno degli Idomine, ragazzi. Vediamo. Sì, Denaz. Saluto, sì. Sì. Sì, tempo saluto. Vabbè, puoi finire il round e poi magari dopo su questo paro. Sì, allora finisce il round, lo sto Se lo stoppi la invitiamo al volo, partita. passi? Vediamo se riesce a entrare al Sì, volo, se no anche. Sì. stoppiamo. Se riusciamo a invitarlo. Allora, intanto è caduto uno degli Idomina. Denaz. Bomba disinnescata. Ottimo, pronti al prossimo round. Ok, 4 a 3. Esco? Sì, stoppala. Cambio squadre. Aspetta che vediamo. È entrato? Entrato? No, 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 stoppa, Io stoppa. non lo No, vedo. 1, 2, 3, no. no, 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 Stoppala. stoppa. Ok, tanto ripartiamo, facciamo Quindi si entrare riprenderà dal dal 4 a 4 a 3 3. per gli Domina. Squadra, gruppo da mantenere. Allora, vediamo se adesso riesce a entrare. Ok. Allora, chi è che è caduto? Fase di adjusti Belgio. Denaz, sì, Denaz, è ecco, rientrato, è Denaz. rientrato. Ok, puoi Già. partire. Allora, si riprende praticamente dal 4 a 3 per gli Idomina, quindi... Aspetta, aspetta. Stesso problema di prima, Killy, stesso problema. Allora è un bug, Denaz in Sì, realtà non è sì. rientrato, ma Sì, anche è secondo ancora me. giù. Sì, infatti, Ora adesso... sì, ora posso, ok, ora posso. Ma è caduto Denaz. Però non c'è Denaz. Rinvitatelo, rinvitate Denaz. Sì, lo so, Perché... lo so. Era un bug, lo faceva vedere nella stanza e te non ti faceva avviare la partita. Purtroppo qualche problema c'è sempre. Adesso vediamo se Denaz riesce a entrare. Tanto ricordiamo 4 a 3. Per gli Domina. Per gli Idomina.
partita sicuramente più combattuta rispetto di postazione, anche perché comunque gli Alba sicuramente in cerchio di sfuggi sono decisamente più preparati rispetto alle altre. Cattura la bandiera non lo so, come sono in cattura la bandiera? Panico? Partire? Che ora ci siamo? Parti. Sì. Sì, ci siamo. Quindi si riparte, cattura la bandiera, sono bravini, se la cavano. Allora, quindi si riparte con, abbiamo stoppato la partita per chi si fosse collegato ora, la partita è stata stoppata perché è caduto un giocatore degli Idomina che non riusciva più a rientrare, quindi abbiamo stoppato sul 4-3 per gli Idomina e adesso automaticamente si riprende. Quindi intanto vediamo se Pasti riesce ad andare dagli Idomina. Dovrebbe essere Sentinel e Idomina, se non sbaglio. Prima era Sentinel. Sì, a posto, giusto. Ok, anch'io sono negli Idomina. Esatto, quindi si riparte. Si riparte, quindi. In realtà, come dicevamo, il risultato è 4-3 per gli Idomina, quindi ovviamente stopperemo prima la partita. Allora, gli Alba hanno fatto una rimonta in questa partita perché erano partiti in vantaggio gli Idomina. E intanto Dam ha ucciso Denaz, però è stato automaticamente ucciso da Justy. Sì, diciamo che in entrambe le sezioni abbiamo provato a fare una mezza rimonta. Vediamo se in questo caso la porteremo a termine. Intanto siamo in 2 contro 1, quindi Casi e Champ contro Belgio. No, 2 contro 2. Sì, cerca di distruggere il recluta, alla fine si gioca. Ah, scusate, sì, c'è Justy. C'è Justy. Me l'ero perso perché c'ero sopra col Justy che qua. Bello. Ecco, vedi, il bello dei salti è questo. Il bello dei salti è questo, secondo me. 4 a che, 4. Secondo me gli scontri sono molto più spettacolari. Beh. Sì, è spettacolare, molto spettacolare, ma io quello che dicevo ieri sera, cioè quello che alla fine la gente si compra ogni anno, spende un sacco di soldi per comprarsi gli scuf, per saltare meglio, per saltare di più, alla fine ci fanno un gioco con i salti, non possiamo rinunciarci, diventa più spettacolare, quindi sfruttiamolo, diventa sicuramente anche più bello vedere le azioni, le singole azioni, le singole kill, diventa più bello, ecco. Vedere un cerca distruggi dove uno salta e killa l'avversario rispetto ai vecchi code è qualcosa di particolare, ecco. Allora, intanto 4 a 4 come risultato, quindi mappe assolutamente decisive queste qua. Fede si è fatto fuori Champ, aiaiaiaia. Tre contro uno. Intanto è rimasto Dami, Shine e Casi contro Belgio. 5 a 4 per gli Alba, quindi sarebbe mappa decisiva per gli Alba, match point per gli Alba. Vediamo gli Idomina come si comportano. Cambio squadre. Allora, vediamo cosa faranno gli Idomina. Gli Idomina automaticamente sono in attacco, quindi gli Alba partono leggermente avvantaggiati essendo round di difesa per loro. Tanto Shine è morto. Quindi gli Alba in inferiorità numerica. Io spero che abbia visto. Perché... Eh
tanto siamo 2 contro 2. 2 contro 2. Uno degli Alba sta controllando sopra A, il mio sta praticamente per piazzare su A, quindi vediamo un attimo. Vediamo che cosa succede, intanto i giocatori rimasti in vita sono Fede e Justy per quanto riguarda gli Aidomina e Ciamp e Dam per quanto riguarda il team degli Alba. Vediamo cosa succede. Eccolo, piazza su A. Gli Aidomina ce la fanno a sì, piazzare. Sì, Ciamp sta guardando la bomba di A, strano che non lo vede. Ecco, bravissimo. Eccolo. Bravissimo. E l'altro. Bella Dami, mamma mia. Cosa ho fatto Dami? Io a finire che vincono un round gli Alba. Sì. Bella Dami, qua ha fatto proprio una bella azione. Sì. Quindi vincono il cerchio distruggi 6-4 gli Alba. Quindi automaticamente la partita si può stoppare Nemesis e si passa immediatamente alla terza mappa. Allora, c'è intanto Shine che mi ha mandato un messaggio e mi chiede di aspettare 2 minuti prima di partire. Quindi aspettiamo 2 minuti. Intanto la ovviamente terza mappa, terza modalità, cattura la bandiera, mappa Ascend. Quindi attualmente stanno 1-1, nel senso che gli Aidomina hanno vinto postazione e adesso gli Alba abbastanza sorpresa direi, perché erano partiti non benissimo, hanno però si sono portati a casa vincendo 3 round se non sbaglio di seguito il cerchio distruggi, quindi automaticamente sono sull'1-1. Adesso io aspetto un via, uno star bene da Shine. Ok, niente, fa lo stesso, puoi partire. Si parte con cattura la bandiera, Ascend. Ascend, la conoscete? Vi piace come mappa? Sì, questo mi piace. Questo mi piace in qualsiasi modalità, forse perché mi trovo bene a giocarla, però mi piace. Ok, sì, no, questa è la mappa, secondo me è la mappa più bella per fare cattura la bandiera. Allora, vediamo come si comporteranno i due team in cattura la bandiera, modalità sicuramente divertentissima e assolutamente... Aspetta, ma sono in 2 gli Alba? Come sono in 2? Okay, ah sì, c'è solo Shine e Ciamp. E non possono scegliere la squadra perché vi siete messi in 3 probabilmente tutti e 3 dagli Alba, può essere. Ah, io ho aspettato un po', poi... Anch'io, infatti anch'io. Ho aspettato, però, erano solo io e... Allora, aspettiamo un attimo, fate entrare i giocatori e poi entriamo. Allora, Nemesis, vai dagli Domina tu che io guardo un po' i... Rientrare, è un po'... Quindi Sentinel? Allora, vai nei Sentinel tu, sì, che io vado negli Atlas. Ok, parti. Ci sono tutti. Manca uno, ecco, infatti. Ecco perché. Manca uno, manca uno. No, 11 su 12. Manca Dam. Dami questa sera ha avuto problemi di connessione a casa, quindi praticamente da quello che ho capito ha portato l'Xbox a casa del vicino, l'ha sfrattato di casa e sta giocando questo streaming.
Sì, poi tra l'altro ha minacciato il vicino che se accendeva qualsiasi dispositivo wifi l'avrebbe gambizzato, quindi penso che stia litigando col vicino in questo momento, ecco. Ah, è direttamente a casa del vicino con la console, praticamente. Ha preso possesso della casa del Sì, vicino. assolutamente sì, È caduto assolutamente qualcun sì. altro, È caduto attenzione. qualcun altro, bene, via. Giusti Belgio, è caduto Fede. Fede, forse. Sì. È caduto Fede. Cadono. Dami è nella home, quindi penso stia riavviando. Le cose sono due, sta menando il vicino, sta riavviando l'Xbox, uno o l'altra. Vediamo se mi ha scritto qualcosa Shine. No, Shine non mi ha scritto niente, gli scrivo io allora. Ovviamente ognuno sta nel gruppo di gioco, quindi nel gruppo privato, quindi ormai per parlare con le persone quando ci sono problemi diventa un casino. Allora, vediamo un attimo. Allora, ho scritto a Shine, vediamo se Shine mi risponde. Secondo Panico, Dam sta menando il vicino. Allora, o Damma mena il vicino, Sì, oppure il mi vicino sono l'ha una cosa sbattuto fuori veloce di da vedere. casa. No, però è connesso, è sulla home, quindi penso che abbia riavviato il gioco, spero. Shine mi ha risposto, mi ha detto adesso arriva. Quindi probabilmente ha avuto problemi col gioco. Purtroppo tutti gli anni questo gioco all'inizio dà grossi problemi. A parte È che è entrato? È entrato, parti Nemesis. Purtroppo arrivato Dami. ultimamente sono diversi i giochi che quando escono non sono proprio perfetti. Allora, ripartiamo con cattura la bandiera, cioè in realtà non siamo mai partiti, abbiamo stoppato dopo pochissimi secondi di inizio partita perché appunto gli alberi erano in due. Diamo il tempo di far entrare i giocatori in squadra, poi noi andiamo nella squadra dove c'è posto. Ci intrufoliamo. E ci intrufoliamo. Allora, mi ricordate gli Alba sono Sentinel o Atlas che non ci fanno caso? Atlas. Atlas Alba. Ok. Tra l'altro da notare che la streaming di MGT sta facendo più visualizzazioni della gaming house dei Rapid. Giusto per piccola soddisfazione personale. Io non so quanti utenti ci stanno guardando perché la regia sta Sì. facendo la regia dall'altra parte, quindi non lo so sinceramente. Diciamo che come al solito sempre in prima pagina su Twitch. Ah, ottimo, 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 Abbiamo la benissimo. loro bandiera. Bandiera nemica a terra. Sì, oltre a essere una soddisfazione, poi diventa anche un incentivo per cercare di portare avanti questo movimento legato all'Xbox, legato al COD particolarmente, che essendo diventato movimento ufficialmente sportivo a tutti gli effetti, noi sappiamo che in Italia siamo sempre indietro in tutto, però dobbiamo cercare di non restare troppo indietro rispetto agli altri paesi, di dar linfa al movimento, e il modo per dar linfa al movimento è quello di tutti coesi comunque seguire le iniziative che vengono portate avanti dai sistemi italiani. Beh, c'è anche da dire Vede che una non sta cosa, giocando, secondo c'è qualche problema? me. Fede non lo so, non sta giocando, non so il perché. Ma gli Domina sono in tre, Ah, regole sbagliate, m'han detto.
Stoppa la partita, stoppa la partita. Sì, ma non so quali regole, adesso gli chiedo. Adesso sentiamo. Perché tra le altre cose gli edomini erano in tre. Sì, uno non giocava, non so perché. La bandiera deve vedersi a tratti, la flag si vede mentre uno ce l'ha. Complimenti, gente. Meritate i soldi che prendete. Vediamo se devo mettere. Io ho messo quelli che mi hanno passato. Sono quelli che hanno usato ieri nella, nella partita. Aspetta che diamo un occhio. Allora. Recenti. Cosa devo fare allora? Aspetta un attimo perché io a memoria non me lo ricordo il regolamento, quindi devo andarlo a vedere. Allora, guarda un attimo il regolamento. Ce l'hai il regolamento sott'occhio? Praticamente mi hanno detto che la bandiera dovrebbe vedersi a tratti. Aspetta. E invece si vede mentre uno ce l'ha continua. In teoria ieri sono so. Penso che. Mi ha detto che ieri non era così. Non so quali... Cosa devo cambiare? È un attimo che sto andando nei settaggi. Allora, hard point, gen destroyed, dov'è? Cattura la bandiera. Allora, dimmi cosa c'hai come... io ce l'ho in inglese quei settaggi, quindi... È partita? Hai settaggi di cattura, i setting di cattura... Allora, limite tempo 10 minuti. Sì. E allora, limite tempo 10 minuti, condizione vittoria, bandiere catturate, tempo ritorno automatico 15 secondi. Sì. Tempo di raccolta no. Sì. Icona uccisione portatore nemico sì. Poi nelle impostazioni generali, timer pre-partita 15 secondi, pre-round 5, eventi dinamici sì, serie di punti mappa sì, cambio squadra sì, spettatore solo squadra, TV spettatore solo soggettiva, gli dici, la morte dici, sì, gli chiedi pasti, minima... aspetta un attimo, gli chiedi pasti qual è il settaggio, perché qui a me mi sembra che mi ha detto di andare su Game Option, l'ultima. Vai su Delayed, mi dicono. Buona uccisione portatore nemico. Buona uccisione portatore nemico, quindi metto no. Vai su Delayed. È ritardato? Dovrebbe essere è ritardato o no? Delayed è in inglese. Aspetta che chiedo. Cos'è che è ritardato? Cos'è che opzioni ti dà? Allora c'è scritto sì, no oppure ritardato. Adesso sentiamo Pasti cosa gli dice. Dite? Arrivo, sì. Arrivo. Sta chiedendo Pasti. Ok. Caso strano oggi, mi sono rotto pure le cuffie. Sì, bisogna mettere ritardato. Ritardato, sono, le regole okay. Di certo... Basta, solo quello? Sì. Sì, solo quello, perché si vede continuo ed è, okay, okay. Ed è sbagliato. Ok, allora ho messo ritardato. Ok, puoi partire. Posto. Ok, si riparte. Scusate per l'interruzione, ovviamente settaggi sbagliati capita spesso ogni tanto. Anche perché come sapete tutti, i settaggi sono in inglese, ovviamente il gioco è in italiano, quindi ogni tanto quando si fanno i settaggi si fa un po' di casino. Allora, intanto facciamo un attimo il riassunto della partita, quindi attualmente stanno 1-1, postazione vinta dagli Aidomina, cerca e distruggi vinta da... vinta dagli Alba. Ok, vediamo se entrano tutti. Degli Alba mi sembra di sì. Gli Aidomina, 1, 2, 3, 4, mi sembra anche di Aidomina. Sì, perfetto, okay. Ok, dovrebbe essere a posto, perfetto. Allora, intanto io volevo dire, appunto, in merito alle visualizzazioni, che
capisco, e poi ci sono le male lingue. Io volevo dire una cosa, che ovviamente noi, come sanno tutti, no? MGT è il primo anno che si affaccia al deserto. MGT ha sempre proposto il veterano come su COD e proponeva il recluta, il cerchio di struggi recluta. Quest'anno MGT ha deciso di entrare anche lui tra i siti che propongono il competitive, grazie anche alla collaborazione che è nata con Addict2Play, e quindi ci siamo lanciati anche noi a fare il deserto. Quindi automaticamente noi abbiamo una grossa fetta di utenza che ci ha sempre seguito in streaming e nei nostri famosi streaming per la corona della ladder in veterano, che è incuriosita da questa modalità, perché ovviamente cioè, è un modo comunque per far avvicinare anche i giocatori che hanno sempre giocato a veterano, che sono sempre stati abituati a giocare in un determinato modo, ad approcciarli a questa nuova modalità, che sicuramente è molto diversa. È una modalità che completamente diversa dal veterano, ma è sicuramente molto più divertente, molto più competitiva, molto più frenetica come modalità, e la coesione di squadra qui è fondamentale, perché questo forse me lo può anche confermare Pasti, che in queste, soprattutto nel deserto, sì, ci vuole una coesione di squadra paurosa. Sì, sì, ma già la struttura dei team di per sé è diversa, perché i team di veterano sono composti, magari giochi in 5 e sei in 10 in una caserma, invece qua giochi in 4 e sei in 4. Giochi sempre gli stessi 4, diventa tutto un fattore di teamwork, cambia tutto, cambia proprio tutto, quindi... Infatti è da notare che quando io apro le iscrizioni in veterano, ovviamente le caserme, appunto come dice Passi, sono 10 e 12 persone, ogni partita può giocare, non c'è una rosa, solo in alcuni team c'è proprio la rosa, il roster principale che gioca, negli altri giocano sempre anche persone differenti, comunque c'è un andare e vieni dai team molto, molto forte. Qua invece i giocatori, il team è composto da 4, massimo 5 persone, proprio in caso il quinto giocatore di riserva, ma la maggior parte dei team sono proprio composti da 4 giocatori, perché appunto la coesione di squadra è fondamentale. Quindi è una modalità che sicuramente incuriosisce molte persone, quindi vedere questi team che giocano in deserto, a parte che io li trovo molto divertenti come streaming, perché anche per chi li vede sono molto, molto belli da vedere, perché sono spettacolari. Poi anche il gioco che li rende così, il fatto, come dicevano anche prima sia Panico che Pasticcere, il fatto di dei salti, di tutto, rende tutto il gioco molto, molto spettacolare. Vedremo anche Panico, sì, sì, prima molto, o poi giocare in deserto. Molto bello, soprattutto c'è anche... Ma io ci proverò, prima devo, diciamo, farmi crescere un po' le mani in veterano, poi magari proverò a passare al deserto, ecco. Ma le mani te le fai crescere nel recluta, però non nel veterano. Sì, ma però io ho un grosso problema, Passi, che io avendo un mega di connessione, in recluta non riesco, punto. No, però la mira, al di là del fare o non fare la kill per la connessione, la mira te la migliori tanto. Sì, quello sono quando torni su veterano dopo esserti allenato in recluta, un pelino migliori. Sì, sì, ne sono convinto, anche perché devi mettere a segno più colpi in successione rispetto al veterano. Però avendo dei grossi limiti di connessione, io non mi diverto perché non riesco a far kill, quindi non mi diverto. Quando mi arriverà la fibra anche a me qua sui monti, mi diletterò. Allora, ecco, 1-1 intanto. 1-1 per ora è pareggio. Sì, molto bella. Pareggio, ma gli Alba stanno avanzando con la bandiera avversaria, quindi potrebbero portarsi sul 2-1. Infatti 2-1 per gli Alba. Il portatore, se non sbaglio, è stato Casi. Primo round vinto dagli Alba.
si parte col secondo round. Tanto per chi si fosse connesso adesso, è la finale dell'Odyssey di Decerto che abbiamo fatto ieri sera. State vedendo gli Alba Inside contro gli Idomina Supernova. In questo momento la finale si gioca al meglio delle 5 mappe. In questo momento siamo 1-1. La prima mappa postazione è stata vinta dagli Idomina, la seconda, il cerchio distrugge, è stata vinta dagli Alba, e adesso stiamo giocando la terza, che appunto cattura la bandiera, e in questo momento sono in vantaggio gli Alba per 2-1. È partito, è iniziato in questo momento il secondo round, vediamo cosa succederà. Io intanto ho 1000 persone che mi spammano sui gruppi di WhatsApp, penso che li denuncerò per stalking. Tanto ringrazio tutti quelli che continuano a cliccare sul cuoricino sotto la TV, che siamo, la regia è venuta un attimo di qua per dirmi che siamo aumentati di alcuni followers, quindi quelli che non l'hanno ancora fatto li invito a cliccare il cuoricino, perché così tutti gli streaming... siete avvisati e potete vederli senza perdervi neanche un minuto di queste partite. Tanto sempre 2-1 per gli Alba, ma se non sbaglio gli Idomina hanno la bandiera in questo momento. 2-2 in questo momento. 2-2, infatti avevo visto bene. Infatti sono sempre in questo momento. Però è molto bella, molto combattuta. Sì. Tanto ricordiamo che gli Idomina Supernova, come ci ha detto prima Pasti, sono un team che sono arrivati da PlayStation 4, quindi stanno cominciando ora a giocare su Xbox One. È il primo torneo che fanno su Xbox One o ne hanno già fatti? Sì. No, niente. Hanno fatto forse un EGL in questa settimana scorsa, però stanno proprio iniziando adesso. Beh, ottimo risultato già comunque, essere arrivati già in finale. No, sono bravi. Sono molto bravi. Noi onestamente puntiamo molto su questo team. Ci vuole solo un po' di tempo per sistemare tutto bene. Poi... intanto 2-2. Intanto vi ricordo che la prossima mappa si giocherà su postazione. 3-2 per gli Alba. Alba Shine. Scusate se non commento la action, ma io sinceramente devo ancora addentrarmi nei meandri di questa specialità, quindi sono un novellino, certo. Sto imparando. Sì, assolutamente, mi piace, devo essere sincero, mi piace, sono sempre stato scettico, ma mi piace. Perché in un certo qual senso c'è molto tatticismo anche in questo, sì. Io pensavo non ce ne fosse, invece ce n'è forse, non dico di più, ma siamo comunque, c'è un elevato tasso di tatticismo, ecco. Guarda, ti dico la verità, io subito la pensavo come te, e pensavo fosse molto un fattore di skill e tutto, però poi ti rendi conto guardando postazione e cattura la bandiera che è fondamentale studiare, più che altro studiare gli spawn, mentre in CED devi solo studiare, per dire, i punti di incontro e le tattiche proprio di per sé del CED, invece qua è proprio studiare le postazioni, studiare gli spawn, come rinasci, quindi è tutto un mondo. Tutto nuovo e anche è molto difficile imparare bene comunque. Sì, anche perché io, guarda, sinceramente ho partecipato come spettatore a qualche scrim degli Alba
c'è una comunicazione velocissima per a livello di logistica della squadra, di assetto della squadra, c'è una comunicazione velocissima rispetto al CED, che alla fine le posizioni dove vai a piazzarti sono quelle, sono poco dinamiche, quindi è interessante. Attenzione perché mancano 15 secondi, 13 secondi, c'è Denaz che se non sbaglio ha la bandiera in questo momento, se non ho visto male. Sì, è 3 a 3. riuscito a metterla proprio all'ultimo. Però mi sembra che... Ah no, niente. No. Sì. Tre pari. 3 a 3, combattutissima come partita. Tanto qua vediamo la kill finale, c'era Shine che stava cercando. Allora, vediamo in questi Sì, supplementari. diciamo che gli Idomina stanno puntando molto di più sulla skill e invece gli Alba sono molto molto più tattici. Infatti, se guardate la differenza tra uccisioni e morti, vedete che nonostante sia pareggio, gli Idomina sono tutti in positivo e gli Alba tutti in negativo. Però questo sta proprio a confermare che la tattica è fondamentale anche in queste modalità qua. Tante volte uno fa tante kill ma poi perde e quindi Tanto salutiamo IVC Cupido che se no si offende, che ci sta guardando in questo momento, che si è collegato ora. I suoceri sono andati via, l'hanno lasciato libero. ciao Allora, Antonio. intanto facciamo un piccolo resoconto per chi si fosse collegato ora, come ad esempio IVC Cupido che è il solito ritardatario. Il resoconto è che siamo in terza mappa, in terza modalità. Abbiamo giocato la prima mappa postazione e hanno vinto gli Idomina. Cerca e distruggi come secondo, ovviamente, hanno vinto gli Alba. Adesso siamo su cattura la bandiera, combattutissima come modalità. Due team assolutamente preparati, entrambi molto forti su questa modalità qua. È finito il primo round in vantaggio per gli Alba 2 a 1. Ma il secondo round ha visto un pareggio, quindi si sono portati sul 3 a 3 proprio all'ultimo Shine ha secondo. fatto un numero. Denez, se non sbaglio, è riuscito a pareggiare, quindi siamo ai supplementari e per ora la situazione è stazionaria, con però Justy che ha la bandiera. No, non ce l'ha più. Sì, diciamo che si stanno tutti difendendo, stanno mandando in avanscoperta una persona sola e hanno un po' paura, diciamo, ad avanzare. Adesso gli Alba hanno preso la bandiera. Vediamo in questo momento la bandiera, ma non ce l'ha fatta. Bandiera nemica persa. Belgio ci ha provato, ma non ci è riuscito neanche lui. In questo momento c'è la Shine. Vediamo Shine cosa riuscirà a fare. Ah, piazzata all'ultimo. A 3. Con piazzamento all'ultimo di Shine si passa al secondo round dei tempi supplementari. Quindi Tanto Copy saluta tutti, Top Copy, il salutiamo Copy. grande Zuk Copy Kabum. Allora, vediamo adesso. Gli Alba devono cercare di mantenere questo punto e gli Idomina devono fare il tutto e per tutto e Denaz, se non sbaglio, ha la bandiera. Sia Denaz che Sì. Kasi hanno la bandiera. Denaz, però, entrambi sono morti, quindi non ce l'hanno fatta, ma Justy l'ha ripresa. Quindi in questo momento Hanno recuperato la bandiera. vediamo Justy che cosa fa, non ce l'ha fatta. Il nemico ha perso la nostra bandiera. Difendiamo la Niente. bandiera.
Manca un minuto e mezzo praticamente, più o meno, circa un minuto. Soldato, riprendi la bandiera. Niente, Belgio non ce l'ha fatta. La nostra bandiera. Rubate la bandiera. Attenzione, dammi alla bandiera, Alba Damma alla bandiera. In questo momento è abbastanza pericolosa la situazione, perché segnare un altro punto... Sì, è decisivo. È decisivo in questo momento, quindi... Però sono riusciti a prendere la bandiera. Fede l'ha presa, e Damina Fede ha preso la bandiera. Fede. Mancano 40 secondi. Nessuno dei due ce l'ha fatta. Mancano circa 20 secondi, devono, gli Aidamina devono dare il tutto per tutto in questo momento. Abbiamo la loro bandiera. Sì, solo che adesso hanno preso la bandiera gli Alba. Sì, ma anche Denaz l'ha presa. C'è Kasi e Denaz, ma Kasi è morto, e niente, sì. Denaz anche. Il nemico ha perso la nostra bandiera. La bandiera recuperata. Finisce qua 4-3. Per gli Alba si passa quindi a postazione. Tanto c'è Michael, la regia mi dice che c'è Michael che saluta Project Nemesis. Eccellente. Ciao. Ecco, Project Nemesis l'ha salutato. Allora, quindi si va con, abbiamo detto, con postazione, vi dico immediatamente la mappa, postazione è retreat. Allora, se ci sono tutti partirei subito, mi sembra che ci siano tutti. Mappa qual è? Allora, postazione retreat la mappa. Oh, molto bello, una mappa per postazione. Perfetto. Ok. Fatto? Vai, vai, Nemesis, parti pure. Allora, intanto facciamo un riassunto della partita. Quindi abbiamo visto la prima mappa, hanno giocato postazione, è stata vinta da dagli Aidomina. Seconda mappa, cerca e distruggi, vinta da... Allora aspettate che non ho visto, aspettate un secondo, continuo il resoconto. Dove stanno gli Aidomina? In Atlas. In Atlas, quindi vado negli Atlas, quindi Nemesis va nei Sentinel. Ok, quindi dicevamo, prima mappa, postazione vinta dagli Aidomina. Seconda mappa, cerca e distruggi, vinta dagli Alba. Terza mappa, combattutissima, cattura la bandiera, vinta alla fine, ai tempi supplementari, vinta dagli Alba. Diciamo che questa è la mappa decisiva per gli Alba. Tuttavia, prima abbiamo visto molto più forti gli Aidomina in postazione rispetto agli Alba. I nemici hanno la postazione. Sì, postazione diciamo che è una modalità in cui loro sono molto preparati. Hanno puntato in questo inizio gioco molto di più su postazione che sulle altre modalità. Questa mappa qua è molto bella, quindi adesso vediamo. Quindi in questo momento praticamente sì, ci troviamo a 2-1 per gli Alba come risultato. Sì. Siamo in vantaggio. Postazione contesa. Quindi la vittoria degli Alba ovviamente significherebbe il termine della finale, mentre vittoria. In questo caso è indispensabile una vittoria degli Aidomina per continuare. Hanno la postazione. In questo momento vediamo in vantaggio gli Aidomina. I nemici hanno la postazione. Per 19-13. Postazione contesa. Sì, ma adesso la postazione degli Alba di conseguenza recuperano. Controllo perso.
Adesso è bianca, quindi nessuno prende punti. Penso che gli Alba abbiano già girato nella sì. postazione successiva. Ma panico c'è? Sì, ci sono, io sono un apprendista, Sì, panico c'è, lui è apprendista. Allora. Sto seguendo in maniera appassionata questa... No, non ero nella postazione. Ah sì. Questa nuova modalità per me, quindi mi faccio una cultura e sarò sicuramente più presente e più reattivo nelle prossime streaming. La postazione è sicuramente una modalità dove bisogna conoscere molto bene i respond, bisogna conoscere molto bene appunto le postazioni, sapere i tempi, è una modalità sicuramente molto impegnativa, forse è la più impegnativa delle tre. È complesso, sì sì, però secondo me è anche la più bella, sì. La più spettacolare, quindi molto molto bella. Tanto per ora ci sarebbe anche la quarta modalità, che non so se uplink. L'avete messa. No, non l'abbiamo messa. Settaggio che è uplink. Allora i settaggi bellissimo. Li abbiamo in effetti, ma nell'ODC non l'abbiamo ancora messa uplink. E sinceramente è possibile che magari in quella del 22 dicembre potremmo mettere anche uplink. Molto molto bella, come modalità molto bella, molto spettacolare. Infatti diciamo che si risolve sempre negli ultimi secondi, è un po' come cattura la bandiera, via, per capirci. Beh, diciamo che è un po' la modalità che rappresenta un po' questo gioco, secondo me. È la nuova modalità che rappresenta in toto il nuovo gioco. La postazione è nostra. Tanto gli Idomini in questo momento sono in vantaggio. Alba ha già girato sulla nuova postazione. Sì, ma stanno ruotando un po' in ritardo rispetto agli Alba, che secondo me si stanno muovendo tatticamente meglio. Sì, probabilmente in chat chiedono se questa potrebbe essere l'ultima mappa. Vi rispondo di sì, che potrebbe essere l'ultima mappa, ma probabilmente non lo sarà. Nel senso che in questo momento sono in vantaggio gli Alba per due mappe a uno, gli Idomina. In questo momento su postazione stanno vincendo gli Idomina, quindi di conseguenza è facile che gli Idomina si portino a casa postazione, perché nella prima mappa hanno giocato molto bene e hanno dimostrato di essere nettamente superiori agli Alba in questa modalità, mentre nelle altre due gli Alba si sono comportati benissimo, infatti le partite sono state combattutissime fino all'ultimo, in cattura alla bandiera siamo andati persino ai supplementari, quindi assolutamente equilibrati. Postazione conquistata. Tanto vediamo gli Idomini in netto vantaggio, 104 a 66. Mancano circa 4 minuti e mezzo. È dura per gli Alba recuperare. Non è semplice. Più che altro perché non riescono a rompere la postazione. Fanno fatica. Postazione contesa. Panico, probabilmente li devi addestrare meglio in postazione. Ah, ci apposteremo, nei prossimi giorni ci apposteremo, ve lo prometto. Girano già bene. Devono solo, secondo me, tenere un po' la postazione, cioè riuscire a tenerla un po' di più. Perché comunque girano nei tempi giusti. Sì, no, loro quattro li vedo molto affiatati come team. Quindi penso che faranno belle cose assieme. Netto vantaggio per gli Idomina.
attesa. Gli Alba sono sempre fermi a 67, non mi sembra che siano più saliti, non riescono a prendere la postazione. Gli Aidamina si comportano sonnellamente superiori, è chiaro. Postazione localizzata. Hanno la postazione. Postazione contesa. Postazione conquistata. Sì, loro riescono a tenere le postazioni, sì. Gli Alba non riescono a romperla. È tutto lì. In questa modalità comunque, è fondamentale. Quando ci sono 40-50 punti di differenza. Quando ci sono 40-50 punti di differenza si può ancora recuperare, perché qua è proprio veloce la cosa, basta che tieni due postazioni complete e recuperi subito. Però bisogna riuscire a tenerle. Postazione contesa. Postazione contesa. Postazione contesa. Manca circa un minuto. Penso che sia chiaro, ragazzi, che rimanete collegati, perché lo streaming non è assolutamente finito. E si andrà a giocare il cerca e distruggi. I nemici hanno la postazione. La postazione è nostra. 203-82. Postazione conquistata. Niente, panico, deve assolutamente frustare i suoi e metterli a tenere le postazioni. A romperle, a tenerle. Sì, no, io mi sto appuntando tutti i dettagli, ecco, i dettagli tecnici. Cosa fai, il team manager tu? Per poter poi... Sì, faccio il team manager, io annoto tutte le varie... Quasi 1000 visualizzazioni, tra l'altro. Ottimo, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando e vi invito tutti a mettere... a cliccare sul cuoricino sotto la TV, così diventate follower. Postazione localizzata. La postazione... E intanto facciamo un rapido riassunto per quelli che si sono connessi in questo momento. Quindi siamo praticamente, ormai si può dire che gli Aidomina si aggiudicano postazione, perché mancano 20 secondi praticamente, e quindi si va in ultima mappa, che è cerca e distruggi. In questo momento si trovano sul 2-2 le squadre. Io non vorrei, però credo che sia abbastanza chiara la cosa. Beh, sì, ormai. Ormai non. E finisce qua. Postazione, finisce qua con la vittoria degli. Gli Aidomina Supernova, che si portano a casa postazione. Di conseguenza si passa all'ultima mappa, quindi mappa decisiva per questa finale di ODC. Quindi si va a rigiocare il cerchi distruggi sulla mappa Riot. Quindi il primo cerchi distruggi, ricordiamo che è stato vinto dagli Alba. Gli Alba nel cerchi distruggi sono molto più preparati rispetto a postazione, una modalità che hanno sempre giocato, quindi sono sicuramente più affiatati tutto quanto. Bisogna vedere gli Aidomina, avendo perso il primo cerchio distruggi, secondo me non daranno vita semplice in questo momento agli Alba, non ci stanno, secondo me, a un'altra sconfitta nel cerchio distruggi. Giusto? Esatto, puoi partire. Si parte con cerca di distruggi Riot, mappa decisiva, quindi chi vincerà questa mappa sarà il vincitore di questa seconda DC. Allora, ditemi. Allora, abbiamo guardato gli Aidomina, passiamo agli Alba. Dove sono gli Alba? Ok. Atlas. Allora, Alba in Atlas, Sentinel. Ok, quindi no. Ah, sì, Sentinel per i
Non so perché, però gli addomini non entrano. Non Ah, entrano. stavano facendo le classi, devono fare le classi, Ah, se potete ok, aspettare un stop. attimo, Sì, mi hanno sì, sì, sì. avvertito adesso. Esco? Sì, esci. Se abbi pazienza. Ah, stavano facendo le classi, noi siamo partiti così di fretta e furia. Adesso vediamo un attimo cosa mi dicono. Ok, attendiamo lo star bene. Vediamo se stanno facendo. Siamo un attimo in pausa perché gli Aidomina stavano mettendosi a passo le classi. Quindi stiamo attendendo. Un attimo, Sì. arrivano. Vai pure. Ok, si parte. Abbiamo detto, dicevamo prima, mappa decisiva, quindi si trovano in questo momento sul 2-2, quindi vediamo che cosa succederà in Cerchi e Distruggi. Sicuramente sarà una partita abbastanza combattuta. Io ho intanto il cane che ha deciso che deve stare vicino al mio HDPVR. Sì, perché ha capito che il movimento di COD sta esplodendo e quindi anche lui vuol partecipare. Ho capito. Ha capito che siamo al punto zero in cui finalmente le autorità italiane si sono decise a considerare anche noi un movimento, e adesso dobbiamo portarcelo avanti, dobbiamo farlo crescere, però per farlo crescere dobbiamo confrontarci con realtà europee e mondiali che sono più avanti della nostra. Quindi le cose bisogna farle seriamente, come le sta facendo Pasti, come sto provando a farle io. Create tanti clan, soprattutto quando li create, avviate un progetto, fate le cose seriamente, portatele avanti. Non mollate quando ci sono le difficoltà e proviamoci. Allora, 1-0 per gli Aidomina. Round velocissimo. Con la kill finale di Belgio. Cambio squadre. Allora, vediamo l'attacco. Allora, l'attacco degli Alba. Vediamo cosa succede. Allora, se non sbaglio, ciampa la bomba in questo momento. Vediamo come si muoveranno in attacco. Cioè, non l'ha visto, ma... Questa mappa vi piace? Come la vedete? Questo sì, è bellissimo, questo mi piace tantissimo. Questo mi piace tanto, non è troppo grossa, c'ha un esterno destro, un esterno sinistro e un centro, non è troppo articolata nelle posizioni, non ha troppi ingressi, è carina, è una vecchia mappa dei vecchi Cerchi e Distruggi, secondo me. Tanto siamo 2 contro 2, Champ e Shine contro Denaz e basta, perché in questo momento è Belgio. Ah, adesso ah, è Belgio, molto Denaz, perché solo più Belgio. Quindi adesso rimane Shine contro Quindi Belgio. Shine contro Belgio.
2-0 ai Domina. Allora, ricordiamo che il primo cerchio di distrugge è stato vinto da dagli Alba. Le due postazioni sono state vinte entrambe dagli Aidomina, mentre il cattura e la bandiera dopo i tempi supplementari è stato vinto dai, dagli Alba. Dagli Alba. Tre contro uno. Cardi Jump Shine contro Justy. Round vinto, quindi 2-1 per gli Domina. Allora, gli Alba hanno cominciato a recuperare un round. Vediamo adesso cosa succede. Beh, ultima mappa, quindi chi vince questa si aggiudica la finale. Sicuramente entrambi i team stanno cercando di dare il tutto e per tutto. Attacco Alba. Allora, gli Alba attaccano, vediamo come si comportano in questo momento. Dammi kill a Justy. Rimangono due degli Domina, Denaz. Rimasto Belgio contro tutti gli Alba praticamente. Sì, in recluta secondo me il cerca di distruggi in questa situazione è molto difficile andare a recuperare il round. Mentre io ho visto fare dei full team in situazioni così diciamo al limite in veterano, secondo me il recluta è un po' più difficile, ecco. Sì, sì, sono d'accordo. 2-2, pareggio. Mappa decisiva, ricordiamo, sono 2-2 proprio come mappe vinte. 2 Alba e 2 Aidomina. E questa è la mappa assolutamente decisiva. In questo momento si trovano in pareggio. Gli Alba sono riusciti a rimontare dei due round. Automaticamente erano in svantaggio di 2 e si sono portati a casa 2 round consecutivi. Adesso vediamo questo terzo round cosa succederà. In questo momento sono in difesa. Dami ha ucciso Belgio. 2v2. E anche Denaz, una doppia. 3-2. Bene, prepararsi alla prossima battaglia. 3-2 Alba, qui è stata un'azione velocissima. Sì, velocissima è stata. Si è concluso tutto in pochi secondi. Beh, una mappa molto veloce questa qua, perché come hai detto tu prima non è eccessivamente grande, quindi è abbastanza rapida quella mappa. Poi c'è anche da dire che con l'exo, gli salti e tutto quanto, automaticamente l'azione è assolutamente dinamica, è molto sì, veloce. In breve tempo sia dall'altra parte. Sì. Ecco, si raggiungono subito le posizioni, quindi diventa tutto molto rapido. Qui Dami con la connessione del vicino sta facendo diavolo a 4. Ho idea che si trasferirà a casa del vicino. Tanto gli Alba, se non sbaglio, hanno piazzato. 4-2. Alla prossima battaglia. Cambio squadre.
4-2, Alba in difesa. 4-2 in difesa, sì, domina in attacco. Tanto io c'ho il cane che si è messo a dormire sull'HDPVR. Intanto abbiamo Shine contro tutti. Però sembra un film strano, ma in realtà è il nostro round. 4-3. Non ce l'ha fatta. 4-3. Recuperano un round gli Idomina. Beh, come si è svolto tutta la clamor dall'inizio, ho idea che sia combattuta fino alla fine, ecco, sì, sarà sì, proprio punto su punto, combattuta fino all'ultimo round, ecco. Siamo sempre sugli Alba e purtroppo non abbiamo possibilità di... Infatti ho fatto fino adesso una modalità alternando le squadre, che purtroppo, come ben sapete, non possiamo usare ancora il codcaster abilitato nel gioco, perché purtroppo fa crashare le partite, quindi è a rischio in uno streaming e non ci sembra proprio il caso, visto che il gioco non è esente già da suoi piccoli difettucci. Quindi aspettiamo questo aggiornamento, che sicuramente siamo sicuri che non si farà attendere, arriverà presto e ci permetterà di trasmettere in codcaster. Tanto c'è Champ, Casi contro Fede, Justy 2 contro 2, sono round direi decisivi proprio. Questi siamo... sì. Sì, sì, siamo proprio al limite. Qui ogni punto vale tantissimo. Ogni kill vale tantissimo, e quindi bisogna stare attenti a qualsiasi sfumatura di questo finale, perché in questo momento i dettagli possono fare la differenza, quindi... Ah beh, sì, un errore fatale, Tanto perché... se non sbaglio è rimasto... Champ e Fede, Fede contro Champ. No, Casi contro 5-3. Fede. Ottimo, pronti al prossimo round. Esatto. 5-3, round decisivo per gli Alba Inside. Quindi match point per gli Alba Inside. Vediamo cosa succede. Ovviamente per gli Idomina è fondamentale vincere questo round, assolutamente, e non è detto che non lo facciano. Sì, round attacco. Gli Alba in questo momento sono in attacco, quindi gli Idomina con una buona difesa potrebbero portarsi a casa il round. Tanto Champ uccide Belgio. Molto più calmo questo round, hanno entrambi paura. Sì, hanno capito che non devono challengeare troppo. Sì, è delicatissima sì, per entrambi la situazione. Intanto 2 contro 2, no, 2 contro 3, scusate. Gli Idomina sono in 3, gli Alba in 2. Shine e Casi contro 3 degli Idomina. Casi ne ha visto... Sì, Casi ha ucciso Fede, ma viene ucciso da Justy, quindi Shine rimane solo. È un 1 contro 1, se non sbaglio, ma Shine non lo fa. 5-4. Bravo. Combattutissima fino all'ultimo, l'avevamo detto. 5-4. Sempre match point per gli Alba, che in questo momento hanno il round di difesa. Beh, a questo punto io, prima che finisce
direi bravi a tutti e due i clan, perché sì, assolutamente. A questo punto, cioè, ce la stiamo giocando proprio sui dettagli, quindi bravi a tutti quanti, bravi a tutti, a tutti i player. Queste cap sono molto utili, perché così, cioè, io vedo già, per dire, ho visto gli Alba la settimana scorsa e li vedo già molto migliorati rispetto a distanza di una settimana, e queste cap qua servono proprio a quello, a vedere dove sono le lacune, dove invece le cose vanno bene, a correggere gli errori, secondo me. Ma sai cos'è il discorso, secondo me, Pasti? Che quando fai le scrim, non dico che non le fai seriamente, però alla fine io vedo anche un po' tutti quanti, a un certo punto si dice ma sì, chi se ne frega, vada come vada, capisci quello che voglio dire? Quando comunque c'è una manifestazione organizzata ufficialmente come questa, comunque acquista valore, e qui la serietà dell'impegno che... Supplementari. Sì, sì, ma le scrim secondo me servono a quello, guardare i risultati nelle scrim serve a niente, cioè nel senso, guardare il vincere o il perdere non serve a niente. Purtroppo io cerco sempre di farlo capire a tutti i miei team e tante volte anche ai team avversari. Vincere una scrim non conta nulla, la scrim serve solamente per allenarsi, per capire quello che c'è da fare, quello che c'è da migliorare. Quindi poi dopo qua è la prova del 9 nei tornei. Tanto ragazzi, 5 a 5, combattutissima fino all'ultimo. Abbiamo avuto un cattura alla bandiera, che siamo andati addirittura ai tempi supplementari. Qui un cerchi e distruggi fino all'ultima mappa si gioca. Tanto già si è ucciso Champ. Stanno prendendo granate in faccia, nel vero senso della parola. Dennis ha ucciso Dam. E gli Alba sono in inferiorità numerica in questo momento, se non sbaglio. Rimane solo Casi contro bomba tutti gli AI Domina. Eccolo qua. E gli AI Domina vincono il cerchio e distruggi, recuperando e vincendo 3 round consecutivi. E vincono la finale di questa ODC. Complimenti a, come diceva Panico, a entrambi i team, e complimenti agli AI Domina in primo luogo, perché sono uno dei primi tornei, uno dei primi eventi che stanno facendo su Xbox One, essendo un team che arriva da PlayStation, quindi la difficoltà anche solo della diversità del pad comunque c'è, è innegabile la cosa, quindi ottimo team che sta facendo subito capire che riserverà molte sorprese nei prossimi mesi. Io faccio l'in bocca al lupo a Pasti, a tutte le sue squadre, alle due squadre che andranno alla LAN di Legnano organizzata da Dick2Play, e quindi vi auguro di portare ottimi risultati anche lì. E niente, ringrazio Panico, ringrazio Pasti, ringrazio Project Nemesis che ci ha fatto da host, non ringrazio Cupido che ci ha tirato il pacco, ma lo saluto comunque. E niente, ci vediamo martedì prossimo con la finalissima della Survival Cup, quindi l'ODC con gli 8 team qualificati, e vi anticipo già che aprirò le iscrizioni per una nuova ODC che si terrà il 22 dicembre, ovviamente sempre rigorosamente in decerto, e ai prossimi streaming che faremo, perché ormai tutte le finali verranno trasmesse in streaming. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, e cliccate su follower, e vi auguro una buona serata e un buon fine settimana, visto che ci sono ancora parecchi giorni, ma ve lo auguro lo stesso, e ci vediamo settimana prossima per il prossimo streaming. Ciao a tutti ragazzi, ciao, a tutti, ciao, grazie a voi, ciao.